Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra carriera allenatore con il Monza. Ieri abbiamo fatto un bellissimo episodio, molto molto lungo, ragazzi guardatelo perché abbiamo fatto tanti colpi di mercato e iniziamo questo episodio, si spera, con una vendita. Perché mi è arrivata l'offerta per Barberis dallo Sheffield United, squadra comunque di Premier League, e per questo motivo io magari mi aspetto 3 milioni e mezzo, cioè spero che ce lo possa andare. Nel frattempo stiamo andando anche avanti, abbiamo la partita contro il Nimes. Mister, cos'è che c'ha Di Gregorio? Sta giocando, quindi... Allora, aspettate, non ho capito bene il portiere cos'è che abbia. So che sto cercando se tu non hai il portiere, potrei essere io. Ma sì, sei l'uomo giusto, ma te l'ho già fatto capire. Quindi stai tranquillo. Mentre invece, Kokorin, ci penserò, perché mi sa che ti faccio partire titolare, Kokorin, Oggi mi sa che andiamo a provare il nostro nuovo acquisto, il nostro nuovo bomber, come attaccante titolare per questa partita appunto contro il Nimes. Quindi, Finotto, direi che si può anche riposare. Ci sta, raga, abbiamo due attaccanti molto molto forti e voglio farli giocare entrambi. Quindi faremo comunque un po' di alternanza tra loro due, anche perché c'è anche Colombo qui, raga. Colombo addirittura in tribuna, mi dispiace veramente troppo. Verde si sta comportando bene, la difesa è la solita. Di Gregorio, come appunto abbiamo detto a lui stesso, giocherà. Caramoko Dembélé gioca. Fino adesso sta giocando bene, però comunque Guido è pronto a subentrare. Vediamo un po' cosa combinano gli altri. Kokorin in titolare, Nimes, Monza per la terza partita di Ligue 1. Andiamo dentro. Dai raga, tutto pronto, partiti. Nimes che ci accoglie dopo comunque la nostra prima vittoria in Ligue 1. Frattesi qui, recuperiamo subito un pallone. Alino Diamanti, si va a cercare Briand che va subito da Kokorin. Kokorin nell'uno contro uno riesce ad andare via. Pallone che però non riesce a passare quel tanto che basta per provare appunto un'involata contro il portiere avversario. Però raga, Kokorin, molti di... Occhio, aspettate un attimo, Santon! Dicevo, molti di voi su Kokorin, cioè veramente... Oddio, un attimo raga, un attimo. Bonnet, stai lì Bruno Perez, stai lì, non farlo andare al tiro. Occhio, questo qui ha fatto un'azione della Madonna. Eh sì, se lo meritava il gol. Bruno Perez è rimasto lì come un paletto della luce. E 1-0 Nimes, raga, non sono andato a lottare queste partite, veramente. Cioè guarda Bruno Perez come viene saltato, incredibile, poi assist di tacco. Vi dicevo, quando non facevo giocare Kokorin, non è che io non volevo farlo giocare. Cioè lo so che ho speso tutto il mio budget per lui ed è un giocatore che ho preso apposta per la Ligue 1, perché comunque Finotto sta facendo il panico, è il nostro, come dire, il nostro top player in attacco, ha fatto il record di gol, eccetera, e tutto quanto, però non è fisicamente pronto, secondo me, per la Ligue 1. Intanto aspettate, Diamanti prova il tunnel, non passa. Quindi, il fatto che io abbia appunto fatto partire il numero 9 dalla panca, o che non lo abbia messo fin dall'inizio titolare, è perché ha bisogno di lucidità, ha bisogno di entrare con lo stile giusto, soprattutto la mentalità giusta, e anche conoscere i compagni. Cioè nel senso, lui viene da una squadra completamente diversa dalla nostra e sinceramente buttarlo così nella mischia, boh, non so quanto gli potesse essere utile. Intanto occhio ancora Bruno Perez di testa, ma gli regala la palla. Mamma mia Bruno Perez. Tifosi della Roma, vi capisco in questo momento, tifosi della Roma. Occhio però ancora al Nimes, attacca, Bruno Perez non c'è e c'è sempre Santon insieme a Pel di Carota Di Gregorio, il nostro portiere dai capelli rossi. Santon intanto, Verre viene fermato a centrocampo, loro ci stanno pressando bene ragazzi. Diamanti, andiamo, pallone per Verre che però non riesce ad arrivare. Raga, hanno le marcature a uomo questi. Questi qui se la sono studiata bene, ve lo dico io. Frattesi, Verre, c'è Caramoko che si fa vedere. Eccolo, Caramoko Dembélé, attenzione, contro 3. Caramoko Dembélé contro 4. Aspetta Brianda, aspetta però anche centralmente qualcuno. Caramoko alla fine la perde. Non sono riuscito ragazzi a fare in tempo. Occhio per adesso al contropiede. Occhio, Graban. Mamma mia come giocano bene questi. Ragazzi, la Ligue 1 è completamente diversa. È completamente diversa, non possiamo permetterci di sbagliare, ve lo giuro, nemmeno un passaggio. Neanche un passaggio. 2-0 Nimes. Ok che siamo fuori casa, però raga dai, svegliamoci. Per favore, svegliamoci. Verre, dobbiamo cercare il modo per aggirarli bene, come in questo modo. Vai in mezzo Kokorin che c'è Caramoko. Il pallone è per Kokorin. Un pallone bruttissimo però di Caramoko. Alino, dai raga,
Fatti vedere Cochrane. Perché non si fa vivo Cochrane? Frattesi, eccolo qui. Cochrane, uno contro uno. Cochrane riesce a passare. Cochrane in aria. Cochrane! Il primo sigillo col nuovo Monza. Cochrane è riuscito in qualche modo di prepotenza a passare, ad entrare in aria e finalmente ha siglato il suo primo gol. Primo tiro in porta di questo Monza con Cochrane. E qui guardate, brutta l'uscita del difensore. Cochrane riesce a passare, entrare tranquillamente in aria e a fucilare il portiere. Primo gol in Liga 1 e soprattutto primo gol con il nostro Monza di Alexander Cochrane, alla prima da titolare. 37esimo, partita riaperta. Io Cochrane l'ho preso per queste partite, ragazzi, per questi match. Qui proprio Cochrane per Briand, va giù. Meno male non c'è l'infortunio, poteva essere caduto male sulla spalla. Frattesi per Alino, c'è Cochrane che si fa vedere, infatti viene servito Cochrane, posizione laterale. Cochrane uno contro uno, riesce a liberarsi dietro, Karamoko, Karamoko, tiro rimpallato, però ragazzi ci siamo, sto iniziando anche io, perché anch'io devo capire come utilizzare al meglio Cochrane, e sono molto soddisfatto di come si sta comportando in questo primo match da titolare. Vediamo raga, secondo tempo, cerchiamo di fare un bel gol all'inizio, così ci togliamo il pensiero e siamo più tranquilli. Non dobbiamo sottovalutare queste squadre ragazzi. Io penso Ligue 1, penso Paris Saint Germain, Marsiglia, Nizza, Lione, e le sottovaluto, e non è giusto. Santon, Bruno Perez, lì in mezzo c'è Cochrane che si fa vedere, fa la boa lì davanti. Karamoko Dembélé ancora per Cochrane che potrebbe andare da Frattesi, aspetta l'inserimento di Briand, posizione di Briand era regolare. Facu, cos'è, rigore? Cos'è? È rigore! È calcio di rigore, raga! No! No, perché? Non ho capito nulla allora. Allora non ho capito cosa cavolo sia successo. Fallo in attacco. La munizione mi sa che era per prima. Bruno Perez adesso in qualche modo riesce a recuperare il pallone. Bruno Perez ha la velocità per andare. Infatti va ancora Bruno Perez. Prova a far tutto da solo. Bruno Perez, Bruno Perez, come contro la Juve. Bruno Perez, Bruno Perez, eccolo il traversone dentro. Il pallone che rimane lì. Ali, non ci credo, diamanti. Cosa ha sbagliato Alino? Cosa ha sbagliato Alino, ragazzi? Al 60esimo. Frattesi, Frattesi. Oh, c'è un buchino. Briand, attenzione, ah no, è Finotto appena entrato, Finotto prova lui, piede debole però non ha girato bene sta palla, si era trovato il pallone del pareggio appena entrato, e ancora Finotto infatti, ancora Finotto, si sente però la sua presenza raga, sia Finotto che Cochrane insieme, però occhio qui a questo contropiede, Bruno Perez, Bruno Perez, grandi Bruno Perez, Verre, Frattesi, adesso c'è Finotto che allarga molto bene per Briand, arriva, ci arriva, ci arriva, ci, sì, Briand in mezzo, c'è Cochrane, Briand, proprio per Cochrane che viene anticipato sul più bello, fuori Dembélé, dentro Guido, al 71esimo raga, la voglio portare a casa sta partita, infatti Briand dentro a cercare Cochrane che la spizza, però non va in porta sta palla. Finotto adesso va da Cochrane che si gira molto bene. Alexander Cochrane resiste alle cariche. Cochrane, ma Cochrane si è girato tutto bene, però il tiro ragazzi non è andato a buon fine, però ci siamo raga, c'è Finotto come trequartista che sta facendo il devasto. D'altra parte Graban è veramente un attaccante top player. Ecco ancora Graban, Kubas, occhio, la girano bene loro, Albanis, tutte le nazionali, adesso c'è Italias, Bruno Perez, andiamo ragazzi, Bruno Perez, non c'è nessuno, allora Bruno Perez potrebbe andare da solo, Bruno Perez infatti fa così, c'è Cochrane che schiana il pallone, eccolo Cochrane in mezzo, il pallone, che palla del cavolo, Briand riesce in qualche modo, Briand dentro, madonna ma che palla orribile. Occhio, non prendiamo il gol da Graban, grande Santon ragazzi, 88esimo, Guido in qualche modo si mette lì a provare a prendere il pallone, carambola che però non riesce ad aiutare i nostri giocatori, Albanis, occhio e mezzo, Luperto in qualche modo, Frattesi, ultimissima occasione, Frattesi per Verre che si è fatto vedere poco in questa partita, Verre ancora in mezzo al campo, da Finotto, Finotto potrebbe andare a lanciare Cochrane, lancia invece Briand, Briand attenzione qualcuno in mezzo, Briand, 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 tutto solo in aria, Frattesi! Al 94esimo, Nims in ginocchio! Il pareggio di Davidino Frattesi. C'è sempre nel momento del bisogno sto ragazzo, regà. C'è sempre. E penso che la partita finirà qui. Due pari. Partita tostissima. È un bel pareggio.
Intanto diamanti ancora. Non mi piace essere sostituito. Allora, ti voglio in forma, diamanti, perché hai sbagliato quel gol lì che poteva permetterci la vittoria. Quindi, no, cioè, dai, diamanti, cioè, Ali, per favore, eh. Allora, dai. Offerta per il prestito di Colombo a Z Alkmaar e 2 milioni e 6 per Barberis. Io direi di dedicare quest'altra parte di video al calciomercato. Quindi, accettiamo l'offerta per mandare... Ah, col diritto di riscatto? No, col diritto di riscatto no. Col diritto di riscatto no. Prestito secco sì. Cioè, Colombo non lo voglio perdere. Mandarlo comunque a Z Alkmaar ci sta perché è una bella squadra, però offri prestito... senza diritto di riscatto. Vediamo un po' cosa ci dicono. No, vabbè, allora, cioè, non te lo do col diritto di riscatto. Lo so, no, cioè, rimane lì. Piuttosto, ragazzi, troveremo un modo per farlo giocare. Lo facciamo giocare in coppa, non lo so, però comunque Colombo non lo voglio dar via. Quindi, questa deve essere proprio una cosa fissa. Offerta per il trasferimento, Karamoko Dembélé al Saint-Étienne. Ce lo vedo un sacco al Saint-Étienne, Karamoko. Tra l'altro Saint-Étienne che affronteremo adesso, solo che non lo voglio vendere. Cioè, non voglio darlo. Altra offerta per il trasferimento, ancora Karamoko alla Samp. Tutte offerte per Karamoko Dembélé. Si vede che sta brillando. Primo centro stagionale per Kokorin, che si abbraccia con Frattesi nella foto qui. Ragazzi, allora, io direi che però voglio finire il calciomercato. Barberis venduto, ottimo, finalmente, Barberis venduto. Mister, volevo solo ringraziarla. Oh, ma Diamanti quanto parla! Ah, mamma mia, Lino! Mamma mia! Mi fa piacere che tu sia... No! Tutto è bene, qualche finisce bene. Però basta venire sempre in segreteria a parlare di qualsiasi cosa. Allora, quanti soldi abbiamo adesso dopo la vendita? Di Barberis. Intanto Colombo. Ragazzi, effettivamente abbiamo tanti giocatori che sarebbero da vendere. Ma anche lo stesso Kinda, non so quanto spazio possa trovare. Quanti soldi abbiamo? 4 milioni. Mazza, sono tanti. 4 milioni sono parecchi, raga. E con 4 milioni potremmo andare a prendere appunto un difensore. E di questi difensori, cioè, io vorrei prendere tipo Bellotti o Gabbia del Milan, sempre per restare in tema acquisti del Milan. Però, cioè, sto notando che comunque abbiamo parecchi cash, parecchi soldi, e si potrebbe magari andare a fare appunto uno scambio mettendo dentro uno dei nostri giocatori comunque con 68-69 di overall. Intanto possibile cambio ruolo per Verre, dovrebbe essere Verre. Verre dovrebbe essere finalmente diventato un centrocampista centrale serio, non un trequartista. Vediamo. Ah no, Bafunta. Eh sì, avevo allenato anche Bafunta. Lo stavo appunto allenando come centrocampista centrale, quindi andiamo a vedere. Ecco qui, cambiamo ruolo e diventa sempre 62. Vabbè, ci sta, alleniamolo. Bafunta comunque ex Borussia Dortmund, magari potrà dire la sua anche in campo. Prima o poi, ragazzi, poco a poco li proviamo tutti questi giocatori, però appunto... ci serve del tempo perché ancora non ho nemmeno capito i titolari, capite? Per questo. Allora, programma di crescita di Verre, va bene, quindi è diventato 76, grande Verre, però lo dovremmo anche allenare, cioè nel senso si sta allenando per diventare un centrocampista centrale. Vediamo se gli manca tanto ancora, vediamo un pochino. 133 settimane, com'è possibile? Ma no, è impossibile! Ma gli mancava pochissimo, gli mancava. Ma cosa è successo a Verre? Cosa gli è successo? Non è possibile, raga. Verre, lo stavo allenando, gli mancavano pochissimi giorni a diventare un centrocampista centrale. Non lo so, veramente, vallo a capire sto gioco. Allora, anche Colpani qui si sta lamentando, però guarda, stai tranquillo. Stai tranquillo, dovrai impegnarti per convincermi. Ancora diamanti. Basta! Basta, Lino! Bona! Basta, ma quanto mi sta scrivendo? Fammi fare questo cavolo di colpo di mercato. Allora, 4 milioni per fare un colpo, un difensore centrale. Penso che, siccome l'episodio di ieri è durato tanto, oggi l'episodio duri di meno, però mi voglio concentrare appunto sul difensore centrale. Voglio prendere un bel difensore centrale.
Vediamo, andiamo comunque in Olanda perché è pieno di giovani che possono dir tanto. Vediamo. Miley è andato all'Ajax. Ci sarebbe Pierino. No, no, basta prendere gli stessi giocatori. Anche Loder. Cioè, ragazzi, voglio far vedere questa cosa. Perché tutti mi scrivete prendi Loder? Che non c'è Loder, vedete? Non c'è su FIFA quest'anno perché è andato al Porto, però è al Porto B, un po' come se fosse la Juventus Under 23. Capite? Che non è la stessa cosa. Vediamo un po' nell'Atalanta, vediamo un po' nell'Atalanta, raga. Vediamo un po' un bel difensore da portare. Sutalo, Cristian Romero. Oppure, sapete cosa potrei fare? Perché effettivamente, raga, Santon c'ha 30 anni, Luperto invece regge, però Santon penso che mi farà l'ultima stagione e poi sarà da cambiare. Quindi potremmo andare a prendere un giovane da iniziare a far crescere. Ci spendiamo tutti i soldi per quel giovane, quindi magari puntiamo su un giocatore di potenziale alto e appunto lo alleniamo. Che dite, non sarebbe brutta come idea? Solo che ovvio, cioè non è che voglio prendere Bastoni perché mi sembra una roba un po' assurda. Cioè Bastoni gioca titolare anche all'Inter, quindi perché dovrebbe venire al Monza? Tra l'altro l'Inter ha comprato Hernandez, bella per l'Inter. Sto pensando a un difensore da portare nella nostra squadra. Fatemi fare un giro anche tipo nello stato sul mercato, vediamo un pochino qui cosa c'è. Vediamo, difensori sul mercato, ci sarebbe D'Ambrosio, ma non è esattamente il giovane che cercavo. Ci sarebbe questo Chakla, però non è né giovane né comunque fortissimo, o comunque non mi farebbe spendere tutto il budget. Io invece voglio spendere tutto il budget per un giocatore così. Quindi ragazzi, sapete che io ve lo chiedo a voi? Facciamo che ve lo chiedo a voi, intanto cerco anche io. Però ve lo sto chiedendo a voi, fatemi sapere qua sotto nei commenti un giocatore difensore centrale tipo massimo 24enne da poter provare a comprare da 4 milioni insomma. Cioè facciamo così, che ve lo chiedo a voi e me lo scrivete qua sotto nei commenti. Io adesso sto comunque girando un po' tutte queste squadre di Serie A perché mi piacerebbe un giovane di esperienza da appunto portare nel nostro Monza. Però fatemi sapere anche la vostra. Dai, non posso andare avanti finché non compro il difensore centrale. Quindi questo video, come vi ho già detto, finisce qui. È un pochino più breve del resto dei video. Però insomma, ieri abbiamo fatto un video di mezz'ora. Quindi vi saluto da ZV. È tutto, un bacione, sempre Forza Monza.